Oggi ultimo allenamento settimanale prima del rompete le righe. Il Campobasso, che come è noto nel prossimo weekend resterà a riposo forzato per via del rinvio della gara col Milan Futuro, è rimasto al lavoro in questi giorni all'antistadio di Selvapiana, da qualche settimana rimesso a nuovo dall'amministrazione comunale. Tutti a disposizione di mister Braglia, che ha concesso 3 giorni di sosta in cui i calciatori potranno fare ritorno a casa. Si sarebbe dovuto giocare sabato alle 15 contro i rossoneri di Bonera, che hanno chiesto e ottenuto di posticipare il match per via delle convocazioni di alcuni ragazzi nelle rispettive nazionali giovanili. La data scelta è il 5 dicembre alle ore 20 allo stadio Molinari. Si tratterà della prima di 3 partite serali consecutive. Infatti, come da calendario, il lunedì successivo, 9 dicembre, si andrà a Perugia e il fischio d'inizio sarà dato alle 20:30. E ancora il girone d'andata si chiuderà per i lupi sabato 14 dicembre alle 19:45, quando nel capoluogo molisano andrà in scena l'attesissima sfida al Pescara. Tenendo presente che si scenderà in campo anche il 1° dicembre alle 17:30 contro i Rimini in casa, saranno ben 4 i match da disputare nell'arco di 2 settimane per un mini tour de force che vedrà i rossoblù di Braglia impegnati nel mese di dicembre soprattutto in casa, visto che l'unica trasferta in programma sarà quella del Renato Curi. L'anno, per completezza, si chiuderà con la prima gara del girone di ritorno al Molinari il 22 dicembre al cospetto dell'Arezzo.